combinato dalla direzione di corsa da Alessandro Zampedi, mentre sono le ultime battute per Stefano Comandini. Quando transiterà sul traguardo sarà per lui, per il pilota romano dell'Autocentri Balduina, l'ultimo passaggio. Per Alessandro Balzan un secondo posto è difficile che nell'ultimissimo giro Comandini possa perdere del tempo e permettere al pilota di Rovigo di recuperare. Ci sono le bandiere gialle che sventolano, probabilmente una vettura è uscita di pista alla curva del Tamburello. Comandini è alle prese con Günther Bleninger, pilota tedesco, l'ingegnere di Monaco di Baviera, una vettura preparata da Paul Team, vestito da papà di Luca Riccitelli, che adesso gli dà strada all'uscita della Villeneuve e prima della staccata della Tosa. Stefano Comandini si avvia quindi alla prima vittoria stagionale. Era da due anni che gli mancava il podio più alto della Carrera Cup. Aveva iniziato a vincere nel 2007 proprio a casa sua a Vallelunga ed era stato fino all'ultima gara del campionato un grande rivale per colui che poi avrebbe vinto, ovvero Andrea Boldrini. È uno dei piloti gentleman della categoria, ma gentleman perché nel corso della giornata lavora, in realtà come piede è uno dei piloti più veloci e sicuramente uno dei più temibili, molto corretto nei duelli ma altrettanto grintoso. Ultimissimi metri per Stefano Comandini. Percorrerà la curva della Rivazza, è l'ultima difficoltà per la Porsche del centro Porsche Roma. Ecco Rivazza 1, Rivazza 2 sul cordolo, quarta sul cordolo esterno, e va a vincere la seconda gara di Porsche Carrera Cup Italia Stefano Comandini davanti ad Alessandro Balzan, provato almeno con quell'errore al Tamburello, poi Passutti che ha ceduto proprio la posizione negli ultimissimi metri nei confronti del pilota di Como, poi Zampedri, Bonaccini, bravissimo perché ha rimontato fino al settimo posto, Gardella, Racconi, Massimetri, sono questi grandi protagonisti. Bravo anche Sartelli, di due piloti gentlemen, Comandini e Fantini, al primo e al terzo posto, un professionista Alessandro Balzan al secondo e al quarto, ovvero Andrea Sonvico. La prossima gara della Carrera Cup Italia che Nuvolari vi trasmetterà sarà fra poco, fra 15 giorni, il 10 maggio, all'autodromo di Adri, ovvero a casa di Alessandro Balzan, che a questo punto diventa un cliente realmente pericoloso per tutti. Vedete Comandini che gioisce, saluta il pubblico, il giro più veloce è stato per Luca Randoni, 51 e 452. La gara è finita con questa classifica: Comandini, Balzan che ha rimontato ed è pensato, partiva dall'ottavo posto ed è arrivato a 2 secondi e 7 da Comandini che è stato al comando dal primo all'ultimo giro, terzo è Fantini, quarto Sonvico, quinto Passutti, sesto Zampedri, poi Bonaccini, buona la sua rimonta, e ottavo Gabriele Gardel, ovvero il pilota svizzero, ex campione del mondo della GT. Rientrano al parco chiuso, vedete la vettura di Bonaccini, quella di Frassinetti, ed ecco la gioia di Stefano Comandini che va a parcheggiare la Porsche con la nuova livrea dell'Autocentri Balduina di Roma, un centro Porsche della capitale. Adesso abbiamo Stefano Comandini, io non vorrei dire, però avevo la tua maglia addosso. E porta fortuna, ormai la prossima volta la metti ancora. Esatto, Stefano Comandini mi ha salvato oggi perché ero sotto il diluvio universale, l'unico ad avere dei vestiti asciutti era lui, quindi grazie Stefano, quindi te lo sei meritato questo posto. Male, sì, me lo sono meritato perché avevo un po' di dubbi sulla condizione della pista e avevo un po' di timori. Poi invece sono partito, sono riuscito a partire bene, ho visto subito che riuscivo a prendere un po' di margine. Poi ho guidato, devo dire la verità, non è stato facile perché ti mantiene la concentrazione anche quando hai 4 secondi di vantaggio. È difficile con il segno della pioggia che poteva
venire giù da un momento all'altro, però la macchina ha risposto benissimo, io ero abbastanza tranquillo quando vedevo che il distacco non diminuiva, quindi meglio di così. A deludere di ieri, scusate, a deludere, ma solo a livello di risultato, oggi è stato Emanuele Naspetti. Per tutti la rivincita sarà il 10 maggio quando Nuvolari seguirà i protagonisti della Carrera Cup Italia della Porsche all'autodromo internazionale di Adria. Da Adria poi andremo a Vallelunga e il campionato poi proseguirà a Misano, Mugello, toccando tutte le piste più importanti d'Italia. Il trofeo è stato già consegnato a Max Fantini, ora la volta di Alessandro Balzan, al quale Stefano Comandini fa uno scherzo, ed ecco la coppa per il vincitore Stefano Comandini, chiamato anche il re di Roma e il re di Vallelunga, dove 2 anni fa ottenne la sua prima vittoria con la 997 del preparata dall'Autocentri Balduina. È il momento dello champagne per due che si ritroveranno ad Adria, che si addice particolarmente alle caratteristiche di questi tre partiti. I Comandini sono già saliti sul podio 2 stagioni fa, Balzan non c'era, ma è la prima.